Salve a tutti, io sono DeLong Gamer e bentornati dopo tantissimo tempo su Slime Ranch. Oh, finalmente l'hanno aggiornato e sembra che avremo una marea di novità, tra cui una nuovissima zona che dovrebbe aumentare di ben il 50% l'area esplorabile del gioco. Pare abbiano anche rivisto completamente buona parte... Ah, no, scusate, mi ha preso un colpo, dicevo, buona parte del... degli slime, hanno fatto un grande upgrade grafico, quindi dovrebbero essere molto più carini. No, ma veramente voi mi sembrate sempre uguali, eh? Voi siete sempre stronzi cazzosi? Lo prendo come un sì, aspetta che non mi esplode qualcuno sulle gengive. Siete più pucciosi voi, avete caccato una marea di plort. Ma guardali, siete più acquosi del solito. Ma che... aspetta, questa non c'era. Buongiorno, zona nuova. Questa non c'era. Dove sto andando a finire? Buongiorno. Dove mi trovo? Ma... ok, ho trovato una zona a caso. E vabbè. T'ho un teletrasportatore. Ma non funziona però. Ma che tristezza. Non potete illudere lo youtuber moderno in questo modo. Voi, slime di miele, sembrate un po' più mielosi del solito. Però la cacca la fate sempre in maniera molto abbondante. Oh, hanno aggiunto lo spruzzino che spruzza molto bene. Questo non c'era, mi pare, l'altra volta. Oh mio Dio, sono stra emozionato. Quanto mi era mancato Slime Rancher, voi non avete idea. Ma ho visto che è mancato anche tanto a voi. Hanno lievemente rifatto questo menu, senza eccessivi cambiamenti. E tu cosa sei? Questo mi indica come si evolve il mercato di Plort. E va bene. Qui tutto bene, tutti vivi, buon Giorgio. Slime Gatto, voi siete sempre compagni? No, mi sembrate un po' più... no, come si dice? Slimosi, eh? E state dentro e non fate danni che mi incazzo. Oh, anche qua c'è una nuova zona. Oh, un altro teletrasportatore che mi... Ok. Finalmente hanno messo i teletrasportatori che vanno a due vie. Oh, finalmente. Ok, ora non ci resta che capire dove diavolo sia la nuova zona, perché dovrebbe introdurre anche due nuovi tipi di slime. Finalmente avremo gli slime radioattivi e deve essere di qua perché qua è ancora aperto. E c'è anche un nuovo tipo di slime fortunato, Lucky Slime lo chiamano. Ah, come segno di pericolo. No, non mi attaccate, siete magnanimi. Ok, wow, tutti incazzati a bestia, buongiorno. Ma va, fanculo, fuori dalle palle. Ma guarda che rompicoglioni, da quando siete così incazzati? Ma porca di quella porca. Ah, madonna dell'achievement, all'improvviso però ho trovato la strada giusta. Buongiorno Indigo Quarry, quanto mi è rimancata, apriti tutta, c'ho la slime key, non mi fatemi passare. Ok, oh, finalmente la nuova zona. È molto diversa dalle altre. Buongiorno, ho sentito... ah beh, slime di roccia ovviamente. Carina, luccicosa anche. Dovremmo stare anche attenti a non finire di sotto. Ma anche a te tiene un po' rifatto. Ma sì che mi sembri un attimino più luccicoso anche tu. E non resi tutti un po' più luccicosi, eh. Vedo la normale popola... Oh, qua ci sono slime di tanti tipi. Questo non è un buon segno. Vuol dire che molto presto avremo problemi con... No, rompa le palle, l'ho vista. Scusi, ma... dicevo, avremo problemi con i... Tar. Abbiate pazienza, devo ricordarmi i nomi perché è una vita che non giochiamo a Slime Ranch. E Tar ne ha anche detto, buongiorno, quanto non mi eravate mancati. No, rompe le palle, non romperò le palle subito e devo dare una pulita alla zona. Ma morso lo stronzo, maledetto rompicoglioni. Ragazzi, se anche voi non vi trasformate in Tar in 5 secondi, che vorrei registrare un episodio. Allora, vediamo di scalare la montagna e vediamo di trovare questi nuovi slime radioattivi. Buongiorno, mi fate salire, salve. Madonna, che salita difficile. Dove andiamo noi? Vediamo se riusciamo ad arrivare là. Ce la facciamo. Ok. Ci dovrebbero essere anche i nuovi... da dove è arrivato lei? Ma... ehi, mi muoio affogato e non rompa i coglioni. Dicevo, ci dovrebbero anche essere i nuovi mega slime di roccia. Quindi anche quelli dovremmo incontrarli, spero, molto presto. È una zona abbastanza brulla, bisogna dirlo. Ma è anche... oh, buongiorno, slime di roccia, parlavo proprio di lei. Lei ha fame come i suoi colleghi, eh? Madonna santa di si rompi palle. Guardi, non ho roba dietro, ma prima o poi torno anche da lei. Vediamo di esplorare queste grotte. Madonna, ma quante strade ci sono? Beh, l'avevano detto che avevano ingrandito considerevolmente la mappa e a quanto pare non mentivano. Allora, dove diavolo sono questi slime radioattivi? Che dovremmo stare anche molto attenti perché ovviamente essendo radioattivi faranno male al nostro organismo. Sì, ma perché mi sto impiantando? I programmatori hanno fatto un po' velocemente la mappa, eh? Nuova zona, vediamo se troviamo cose. Qua sembra che abbia una leggerissima costruzione umana. Però ancora niente slime radioattivi. Nebbiolina, perché c'è una nebbiolina? Ma guarda un po', c'hanno la sorgente privata gli slime d'acqua. Buongiorno. Guardali che contenti loro. Ma io due slime d'acqua me li porto anche a casa.
che ci... No, 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 l'acqua, voglio lo slime d'acqua. Mi piace come hanno rifatto l'acqua in gioco, è molto più carina. Beh, fa piacere che, nonostante ci sia stata una considerevole attesa, quantomeno è stata ripagata. Ciccio, mi vuoi venire a casa con me? Ti porto a vivere mille mille avventure. Ok. Ah, adesso ti fa proprio l'effetto quando aspiri l'acqua. Ma quindi non aspiriamo più l'acqua come una volta? No, l'acqua non si aspira più. Oh, ok. Porco cane, ma quanto è grande? Sto camminando già da un bel po'. Sicuramente c'erano i mille mille segreti. No. Oh, eccoli che li ho visti. Vai, veloce, veloce, veloce. Guardali, guardali. No, tutti miei. Non fatemi cazzate. No, no, dove siete? Venga qua, venga qua, venga qua. E abbiamo i nostri slime radioattivi, finalmente. Oh, guarda che casino, guarda che casino. Slime radioattivi dovunque. E quanti sono? E quanti sono? No, no, si stanno già cominciando a fondere. Ok, ma vedo che la mia vita per adesso non va giù. Quindi ci va anche di culo. Ok, facciamo una grandissima scorta di questi slime. E poi mi domando di cosa si cibino. Si stanno già fondendo. Via, 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 via. Oh, no, no, non me li fate volare in giro. Non fate gli stronzi, avanti. Ma no, cazzo. Ah, ah, ah. No, 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 mi ammali, maledetto rompicoglioni. Dobbiamo darci una mossa prima che comincino a produrre dei tar, però, eh. Probabilmente quelli piccoli non avvelenano perché sono piccoli, per l'appunto. O forse producono un campo di radiazioni troppo basso. Probabilmente quando siamo insieme a più di uno cominceremo ad avere problemi. Aia, ecco, cominciamo ad avere problemi di avvelenamento. Per fortuna che abbiamo aumentato la barra della vita considerevolmente negli corsi. Cioè, minchia, ma è un orgia di slime. Ci sono slime dovunque. Aia, testa di minchia. Fuori dai coglioni. No, 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 aspetta, tu no, ti voglio. Oh mio Dio, quanto mi era mancato ricatturare i nostri amici slime. No, no, non si suicidile. Ah, ah, cioè, bravo che mi hai trovato la zona segreta. Altrimenti non l'avrei mai trovata. 100 euro che non c'è una mazza di niente. Ma, cioè, da quando siete in due? Scusate, perché siete gemelli? Lei è mio amico di quello di che ho incontrato 2 minuti fa. E c'han sempre fame sti qua. Fanno un cazzo tutto il giorno e c'han sempre fame. Ma dimmi te, non ho visto il plorto degli slime radioattivi, però dovremmo anche trovare il loro cibo preferito. Dobbiamo anche aprire la slimepedia e vedere se riusciamo a trovare che cosa mangiano i fetentoni. Buongiorno. No, no, incazzato pure radioattivo. Maledetto stracciaminchie. No, 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 no. Guardali, guardali che sono incazzati con l'esistenza. Aspetta che non cado di sotto come un pirla, perché sennò se perdo tutti gli slime... No, si faccia una riga di slime suoi, lei. Rompiballe. Dove diavolo sto andando? Mi sa che di qua però torniamo alla grotta, che la grotta di prima aveva un'entrata segreta. Buongiorno, non mi fate i tar che mi incazzo. Grazie. Anzi, scusate che sono curioso. Slimepedia, aiutami tu, vediamo un po'. Rad slime mangia le... oca oca? Che... Cioè, oca oca potrebbero essere sia degli animali che dei frutti. Letteralmente potrebbero essere di tutto. Oh, e questo cos'è? No, scusi, mi butti via i pink slime che stracciano la minchia e basta? Voi siete oca oca? Sì, ah! Che fiori strani, sì, che piante strane. Queste se ce le piantiamo a casa, mi sa che i rad slime daranno degli ottimi plort. Li potrei... Se danno degli ottimi plort, li fondiamo con gli slime di miele o esplosivi. Oh, prevedo grandi cose. Gesù, è enorme sta mappa. Aspetta, 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 sento che è la caverna che riconduce alla grotta col ciccio bastardo. E la risposta è sì, là ci dovrebbe essere il ciccio bastardo. Ok, è tutto collegato. Quindi dovremmo poter andare avanti e indietro senza troppe bestemmie. Ah, Slime Rancher, col tuo pacifico... Beh, pacifico neanche tanto, che il signore ha appena tentato di sbattermi sulle gengive, ma definiamolo piacevole mondo. Gli slime fortunati sono anche abbastanza rari da quello che ho trovato. Che capito, volevo dire. Quando li trovate, loro hanno dentro di sé, praticamente si cibano di monete, e i bastardi, se riesci a capire come ottenerle, te le danno, quindi sarebbe molto comodo qualora avessimo bisogno di soldi. Ora, noi ne abbiamo una quantità immane, però... E siamo stati anche fortunati, buongiorno teletrasportatore, perché ancora i salvataggi sono compatibili. Più avanti molto probabilmente dovrò rifare tutto, ma con la conoscenza maturata in questi episodi non dovremmo avere troppi problemi, ma la domanda che mi sto ponendo è dove minchia sto andando. No, sono in costruzione. Ma che due balle. Aspetta allora che torniamo alla casa e vediamo un attimino cosa hanno aggiornato e vediamo anche questi rad slime se riescono a darci dei plort interessanti. E teletrasportatore, olle! Ok, torno a casa e già subito la frutta che mi cade così. Dovremmo stare molto attenti con i rad slime perché, come vi dicevo, sono... Ma voi mi dovete sempre esplodere in faccia, un attimo di relax. Rischiamo di essere avvelenati. Ok, no, 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 la frutta deficiente. Gli slime qua, perfetto.
Ok, sembra che i piccoli non ci avvelenino, quindi... Ah, eccolo là, che c'è, vedete sopra i nostri... Ok. Ora sono avvelenato pari a 7, quindi dobbiamo stare molto attenti all'avvelenamento della radiazione. No, scusi, esimio, lei mi... Cioè, brillano di luce propria. Ok, dovremmo stare attenti all'avvelenamento da radiazioni, perfetto. Ok, addirittura mi è calato il framerate del gioco in maniera considerevole, quindi dobbiamo stare molto attenti. Gesù, il framerate del gioco è letteralmente crollato. Ok, speriamo che li sistemino per i prossimi episodi. Vediamo se abbiamo qualche nuovo aggiornamento. Tanica dell'acqua. Ah, ecco, adesso quindi se noi aggiungiamo una tanica dell'acqua, ecco lì che c'è il quinto menu. Oh, questa è una cosa molto interessante e molto utile, perché era una rottura di palle che nelle precedenti versioni del gioco uno dovesse avere, sprecare uno slot per avere l'acqua per uccidere i Tar. Quindi adesso l'hanno aggiunta da loro. A questo punto, visto che qua abbiamo un campo libero, io direi di piantarci direttamente l'Oka Oka. Questo ci tornerà utile, come dicevamo, per i nostri... Ah, no, è caduta frutta, credo ci fossero degli slime. Dicevo, per i nostri slime radioattivi. Cioè, scusate, ma se io mi avvicino... Guarda le radiazioni! Ah, ah, ah! Ok, fa tanto male. Fa tanto male, mi sa che anche la mia signorina è diventata verde e brilla di luce propria adesso. Porco di quel cane, e avevo ragione io allora. Praticamente il loro campo radioattivo si accumula mano a mano che tendono a essere più vicini. Pertanto ora noi dovremmo poter aspirare l'acqua... E dovrebbe finire nella tanica dedicata. Oh, perfetto, questo è veramente tanto tanto utile. Devo dire che i programmatori si sono fatti attendere, è vero, ma stanno facendo un ottimo lavoro per essere uno studio che è gestito da pochissime persone. Ok, ora non ci sta che tornare a casa e di fare i nostri esperimenti sui poveri animali. Ok, detto così mi fa sembrare una persona cattiva. Ecco, adesso che mi sto riavvicinando a casa, il framerate sta di nuovo crollando. Gesù, Gesù, ok, che con tutto il casino che c'è non mi stupisco, però... Quindi allora vediamo anche di lasciare i nuovi slime d'acqua qua direttamente. Ragazzi, vi ho portato gli amici. Cosa fa? Guarda come gira contento lui. Ma lo sapete che c'è un limite di pucciosità? Porco di quel cane, anche voi. Avanti, mi fate venire il diabete con tutta questa amorevolezza. Senti che rumore che fanno. Prr, fanno. Bellissimo sto aggiornamento, li ha reso ancora più pucciosi. Ma dimmi te se è possibile. Cioè, gli slime più adorabili non ti chiedono niente? Ti producono plort d'acqua così in maniera molto gentile. Ma ah... Gesù, il mio povero framerate, mi sa che dovremmo spostarli. Mi sa che dovremmo spostarli, il povero gioco sta soffrendo tantissimo e anche i miei poveri occhi. Allora, facciamo che magari li spostiamo in grotta così siamo più... Che fate voi altri? No, non mi danneggiate la gabbia che mi incazzo. Aspetta che li recupero, però qua ci siamo... Oh, forte rischio di avvelenamento. Au, 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 ok, considerevole rischio di avvelenamento. Oh, mi sa che ho fatto la minchiata in mano. Questi chi li tocca più? Ah, 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 ok, 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 devo stare tanto tanto attento. Ok, 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 ho 20 di vita. Facciamo che intanto spostiamo questi. Madò, madò l'ansia. A questo punto, visto che quando entriamo qua dentro il framerate si ripiglia, vuol dire che le zone sono caricate in maniera separata. Quindi a questo punto ci ricostruiamo la mega gabbia e li lasciamo qua dentro, sperando che non mi facciano troppo casino. Ok, anzi, forse mi converrebbe... Ma abbiamo altri spazi per le gabbie? Mi sa di no. Ui, piano ciccio, che te mi fai male. Anzi, vediamo di dargli un po' di oka oka. Intanto che aspettiamo che crescano. Perfetto. Così dovrebbero darmi la cacchina radioattiva che dovrebbe essere collegata. Raccolta direttamente dal plort correct. Collector. Madonna, l'inglese oggi mi sfugge. Ok, ammetto che ho un po' paura di avvicinarmi, ma se facciamo molto velocemente forse... La c'è. Ok. Ok. Piano piano, Madonna santa. Troverò veramente che mi cresce un pene alla signorina a fine episodio, Ho tre tette non sarebbe neanche tanto male. Ok, facciamo per tre tette allora. Ok, adesso il framerate qua dentro sta crollando. Vediamo se fuori si ripiglia un po'. E la risposta è manco per sto grandissimo cacchio. Mi sa che ce ne abbiamo veramente ma veramente troppi. Allora, vediamo se abbiamo già un po' di oka oka che possiamo raccogliere. Direi di sì, perfetto. No, vieni qua, cretino. Ma porca di quella porca, già devo stare bello distante che se no mi avveleno anche l'anima. Ok, vediamo di buttargli vediamo di buttarglieli direttamente nell'autofeeder. Che i grandissimi programmatori mi hanno messo dal lato più scomodo della gabbia, ma dimmi te. Ok, così l'autofeeder dovrebbe far tutto in automatico. E vedo che hanno anche migliorato la raccolta del plort collector. Perfetto. Quindi abbiamo 10 rad plort. Hanno messo il coso che va veloce finalmente. Tanto veloce. Perfetto. Che poi mi avete detto che mano a mano che io inserisco un tipo di plort dovrebbe scendere nel valore. E chi lo sapeva? Peccato che non abbiamo incontrato quello slime raro, ma è raro per l'appunto. E così ci siamo ripresi molto rapidamente i soldi.
Ok, Gesù, che banca incredibile. Cioè, mi piange il cuore quando dovrò ricominciare il gioco per via dei nuovi salvataggi. Ma vabbè. Che poi sono curioso, che dite, facciamo la prova intanto. Vediamo di buttargli un Oniplort. E quindi adesso dovremo avere lo slime radioattivo di miele. Oh mio Dio. No, aspetta, miele radioattivo non mi sembra una cosa molto sana da mangiare. Wow, galleggia anche per aria. Guardate che roba. Però quindi ci dà gli slime sia di miele che quelli radioattivi, che devo ancora andare a vedere quanto valgano. Perfetto, e li abbiamo trasformati tutti. Mi sa che il loro campo radioattivo farà molti più danni, vediamo. Non saprei, secondo me no, quindi dovremmo essere a posto. Quindi Radplort mi valgono 53 perché giustamente ancora non li abbiamo mai utilizzati. Perfetto. Pertanto, se ai nostri cari amici diamo un po' di mango alla menta... Ah, oh, madonna, adesso mi ricordo i nomi strani dei frutti di Slime Rancher. Dei geni quei giapponesi, dei geni. Dovrebbero darci un bel po' di plort seri, ok? E giù, cacca di slime come non ci fosse un domani. Oh, che bello, quanto mi era mancata la cacca. Ok, fuori contesto io dico delle cose veramente stupide. Allora, vediamo di prenderci anche mezzo plort collector, così il giuoco fa da sé. Mi pare di aver capito che adesso fa in maniera molto più rapida e raccoglie in continuo, perché ho visto che quando svuotavo questi qua si riempivano direttamente. Quindi raccogliamo ancora un po' di mango alla menta, glielo mettiamo nell'autofeeder e dovremo avere un'altra gigantesca banca della cacca. Che nella vita vera una banca di merda è quella che incontri praticamente in ogni santa città. In questo caso direi che è una che ti dà un sacco... Aia! Di cose buone e positive, a parte lei che è un po' stronzo. Ok, allora io provo ad andare a dormire una notte, così vediamo se ci sono anche qualche nuovo aggiornamento. E intanto loro dovrebbero continuare a cagare come non ci fosse un domani. Buongiorno, ok, ancora tutti vivi e nessun disastro. Quindi va molto bene. Perché è così scuro qua? È stranamente molto più scuro. Ah, perché ho attivato la protezione solare. È vero. L'ho comprata prima per errore, quindi adesso ha questo aspetto grafico. Prima mi pare che ne avesse uno molto più leggero. Oh, ok, questa non la sapevo. Bene, adesso che abbiamo liberato la gabbia, il frame rate è tornato anche a livelli accettabili. Ah, ma no, veramente vi giuro, sembrava veramente di essere su Matrix di nuovo. Però è crollato considerevolmente il mercato dei plort radioattivi. No, è crollato tutto il mercato, ma che tristezza, c'è la crisi anche su Slime Rancher. Ok, è una mia impressione o gli slime di miele in questo stato sembrano tipo slime zombie, dove c'hanno gli occhi illuminati. Mi sembrano pronti a mangiarti la faccia appena ti avvicini. 32 plort di un tipo e 32 plort di un altro. Perfetto. Devo dire che hanno velocizzato un sacco la raccolta di plort. Però guarda che rompicoglioni che ti vengono vicino, come a dire vieni qua che ti avveleno e ti ammazzo lentamente. Maledetti slime rompicoglioni. Ehi, men che non si dica, ci siamo fatti un'altra considerevole collezione di merda. In senso buono. Ok, anche questi nuovi Rad Slime ci stanno dando... Cioè, no, scusate, ma perché mi avete accumulato tutto il mango lì? Un po' di ordine. Ok, dicevo, anche questi nuovi Rad Slime ci danno la possibilità di aumentare ancora considerevolmente la quantità di denaro che possediamo. Nuovi aggiornamenti? No, peccato. E ok, sono finalmente contento di essere riuscito a tornare su Scrap Mechanic, scusate, su Slime Rancher. Adesso ci saranno mille commenti. Quando fai Scrap Mechanic? Lo faccio, datemi tempo, abbiate pazienza, c'ho le settimane piene anch'io. Ma finalmente vi ho portato Slime Rancher, quindi spero che lo apprezzerete riempiendo il video di mi piace. Vediamo magari nei prossimi episodi se riusciamo anche a dare un'esplorata al resto della mappa e a trovare questi nuovi tipi di slime, quelli pieni di dindini che ci farebbero comodo in ogni caso. E che spero si possano catturare, anche se dubito. Ok, anche per questo episodio di Slime Rancher è tutto e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!